Ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente un video. Ho rispolverato la telecamera e adesso infatti vi registro questo video. Dico finalmente perché ultimamente mi stavo dando alla pazza gioia con le live. Io adoro follemente fare le live, interagire con voi, solo che c'è un piccolo problema di fondo. Non posso al momento fare live perché appena realizzo una live sul mio canale, cioè riesco a registrarla e tutto, dopo quando vado a salvarla sul mio di profilo, mi dà perennemente il live e non riesco a togliere quella vocina. Cioè, se io metto una live, dopo esce scritto Miss Giulia è in live e questo per ore e ore e ore. Le persone si pensano, che ne so, che io stia lì 24 ore su 24 a realizzare delle live, quando poi in realtà magari è un'ora, però YouTube mi dà perennemente il live. Finché YouTube non aggiusta questa cosa, io non posso realizzare live, anche se mi piacciono davvero tantissimo, perché vi dicevo, interagisco con voi, parlo con voi, quindi adesso mi accontento di registrare i video con la mia telecamera da sola, parlare come una scema da sola in cameretta e andiamo avanti così. Il riscontro magari ci sarà dopo, dai. Allora, perché registro questo video? Questo video lo registro perché mi è arrivato un pacchettino da Bitpark in collaborazione, ho scelto diverse cosine dal sito e quindi adesso ve le mostro. Allora, non fate, aspettate un attimo che prendo la bustina. Dicevo, non fate caso a questa bustina perché ovviamente il pacco mi è arrivato tutto bello chiuso, integro all'interno di una bustina. E all'interno c'era anche il pruriball, cioè era tutto confezionato perfettamente, solo che io per essere cauta ovviamente ho sterilizzato tutto con l'alcol e poi ho lasciato il pacchettino, cioè i vari pacchettelli singoli, anche loro sterilizzati, li ho lasciati all'interno di questa bustina e li ho lasciati lì per 2 giorni. Quindi questo pacco mi è arrivato 2 giorni fa. Solo adesso vi mostro cosa c'è all'interno e registro questo video, appunto. Allora, aspettate che posiziono il tutto sulla sedia, così piano piano vi mostro quello che ho scelto dal sito. Allora, vi mostro cosa ho scelto. Questo è il primo sacchettello, questo qui è il codice. Sono precisamente delle decorazioni, delle mezze perle, vedete? Ci sono di diverse grandezze, dalla più piccola alla più grande. Sono esattamente 3 confezioni per pacchetto, vedete? E le ho pensate per inserirle all'interno della resina per avere qualche effetto carino. Quindi queste le porto in soffitta per ovviamente per l'angolo resina. Poi, allora, ho preso questi perni. Io sto prendendo un po' a casaccio dal sacchetto. Ho preso questi perni che sono ovviamente placati in oro. Questo è il codice. Poi ovviamente ogni link, come sempre, vi riporto i codici anche giù in descrizione. Aspettate che apro tutto. Questa è una coppia, sono ovviamente imballati e sigillati così. Sono davvero carini perché sono dei cuori. Aspettate che li tiro fuori. Eccoli qua. Sono davvero belli. Questa è la prima volta che li vedo dal vivo, perché ovviamente erano ancora nella confezione e sono davvero belli. All'interno ci sono anch'io. Ciao! Sembra che ho una faccia a forma di pera. Aspettate che vi dico anche le misure, perché vicino a me ho il cellulare e misurano esattamente 19x19 mm. Sono davvero molto molto belli. Sul retro c'è sempre ovviamente l'anellino per poter appendere le nostre creazioni e questi perni, voglio precisare che non hanno appunto la farfallina. Le farfalline non sono presenti all'interno della confezione. Per me non è un problema perché di là sul tavolo ho una confezione soltanto di farfalline, quindi per me non è assolutamente un problema. Però ci tenevo a precisarlo, appunto, che questa tipologia di questo perno qui col cuoricino non ha la farfallina sul retro. Poi prendiamo un'altra cosa dal sacchettello delle meraviglie. Ho preso questo stampo, questo è sempre il cuoricino, stampo ovviamente in silicone. Queste sono le varie formine, c'è l'ovale, la goccia, il quadrato e sono lucidi. Parte che si nota anche dalla telecamera e non sono sfaccettati, ma sono appunto lisci. Questo
Questi ne ho presi due, aspettate che vi prendo anche l'altro. Ok, questo è l'altro, ne ho presi sempre due, ovviamente il codice è sempre quello. Poi un altro stampo che ho scelto è questo qui, questo è il codice, questo all'interno ne sono presenti già due stampi, invece in questo caso qui ne ho presi io due appunto per avere appunto la coppia. Invece in questa confezione qui sono presenti già due stampi e questi invece sono sfaccettati. Vedete, c'è appunto la goccina, c'è l'ovale e ci sono anche queste altre due forme geometriche e sono all'interno, sono sfaccettati. Questo lo stampo è grigio mentre l'altro era appunto trasparente. Quindi questo qui non è adatto alla resina UV, mentre l'altro sì. Davvero molto carino anche questo stampo qui, non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi un altro stampino è quest'altro, ne ho presi due. Questo è il codice. E questo è davvero molto molto carino, aspettate che lo tiro fuori. Olè, eccolo qua. Ha diverse forme geometriche, c'è il, ovviamente il cerchio, i triangolini, il cuoricino, c'è la stella, c'è questa sorta di goccia con, vedete, già sono appunto forati, perché c'è appunto questo pirulino, e ne ho presi appunto due. Voglio realizzare diverse cosine sempre in resina. Poi ho preso, ok, questi qui, aspettate che li prendo tutti, sono diversi cartoncini e tag. Allora, in primis ho preso questi qui che sono davvero carinissimi, questo è il codice, poi costano davvero pochissimo, cioè ve li straconsiglio, c'è la scritta handmade with love, c'è già appunto il foro e qui possiamo aggiungere, che ne so, un nastrino o un cordoncino per agganciarlo vicino alle scatoline per poi aggiungere questa sorta di tag alla creazione. Questo, se non erro, aspettate che vi dico anche il prezzo, come dicevo, vicino al cellulare, olio $1.26 e la misura è 32x39 mm. Poi c'è quest'altro, questo è il codicino, sono sempre dei codicini però ovviamente sono più grandi e sono semplici. Questi in realtà li pensavo per agganciarci appunto degli orecchini al lobo. Allora, questi sono 50 pezzi, invece per quanto riguarda questi qua a forma di cuoricino con la scritta, questi sono 100 pezzi, questi qua bianchi, questi invece 50. E poi infine ho preso questi qui. Questo è il codice, sono sempre dei cartoncini, questi però li ho pensati per le creazioni ovviamente in resina. Sono dei cartoncini, vedete, sono già forati, non so se riuscite a vedere questa trama simil quadretto, sono carinissimi, li ho pensati appunto per le creazioni appunto in resina, per più che altro orecchini assemblati, e aggiungere questa sorta di cartoncino sul retro bianco. Questi sono sono 90 mm x 50 mm, sì, 90 x 50, e sono esattamente 100 pezzi anche questi. Quindi, a parte che c'è anche scritto qui, io sto guardando sul cellulare ma c'è anche scritto sulla confezione, vabbè non ci fate caso. Tolgo questi e prendo le altre cosine che ho scelto. Sì, questo è l'ultimo pacchettello. E qui ci sono diverse cosine, sia rocaille, sia delica e anche qualche perno. Allora, vi mostro le delica. Ho preso le delica della Miyuki. Allora, questo li vendono appunto in questi graziosissimi flaconcini. Questo è il codice e questo qui corrisponde appunto all'opac sia opal AB. Ovviamente parliamo sempre di delica della Miyuki 110, ed è davvero un colore stupendo, davvero molto bello, non vedo l'ora anche questo di utilizzarlo. E poi ho preso quest'altro colore di delica,
sempre della Miyuki 110, questo è il codicino, e questo qui invece è l'opac Agata Blue AB, e ve lo mostro anche questo, stupendo. Poi li adoro questi flaconcini, molto molto carini. Tranquilla, non è successo nulla. Lascia stare, non litigare, ok? Shh. Amore, non litigare, basta, tranquilla. Dai, dai che sto registrando il video. Vuoi salutare le mie amiche? Vieni qua, saluta le mie amiche, vieni qua. Dice ciao amiche, io sono un po' nervosa perché qualche essere immondo ha... Mi dite, ciao amiche, queste sono le mie zampette. Dai, su, calmati. Calmati, mami, calmati. Ok? Vai a dormire, vai. Perdonate l'interruzione. Comunque, è successo il finimondo. Comunque, sono stupende queste Delica. Aspettate che ne è volata anche qualcuna. Ok, perfetto. Poi ho preso anche, se non erro, delle Locale della Toco. Eccole qui. Ho preso queste qui. Aspettate che le tolgo sempre dalla confezione così. Ok, questo è il codicino. E vi dico anche il colore, che è questo qua. È un bellissimo verde. Questo esattamente è il Gold Plated Olivine Drab, il 303 della Toho, e sono sempre appunto Locale 110. E poi ho preso due bustine di queste qua. Aspettate che vi mostro il codicino, eccolo. Queste sono le PF551 e sono appunto le Permanent Finish Galvanized Rose Gold. Ne ho prese due confezioni. Mi sa che non riesco ad aprirle perché all'interno sì, non c'è la bustina, però sono queste qui, sempre si mette a fuoco. Sono appunto le Permanent Finish Galvanized Rose Gold, oro rosa, e sono spettacolari. Vi ripeto, sono le PF551, sono davvero davvero molto molto belle, e ne ho prese appunto 20 grammi. Infine vi mostro ovviamente i perni. Questi sono i primi, questo è il codice, e sono esattamente, aspettate che li tiro fuori, vedete, non hanno bisogno appunto di foro, sono a clip, in questo modo si aprono e ovviamente si chiudono. Qui c'è anche il gommino e qui c'è la piastrina forata, e questa possiamo tranquillamente decorarla come più ci aggrada, con qualsiasi lavorazione, che sia in wire o anche che sia fatta in bead embroidery volendo, e poi si chiude appunto in questo modo. Sono sempre in acciaio 304 e appunto all'interno della confezione presente una coppia. Questo è il codicino. Poi ho preso anche questi, questo qui è il codicino, sono esattamente 5 pezzi, perché sono 5 pezzi non lo so, perché sono dispari, e sono sempre dei perni, sempre in acciaio 304, però sono presenti appunto due coppie e una, e appunto due coppie e uno, ok, va bene, tipo il sostituto di... Comunque niente, casomai dopo li contatto e chiedo appunto assistenza per questi, perché anche sul telefono, sì, noto anche sul telefono che ci sono sempre scritti 5 pezzi. Questi misurano 25x5 mm. Poi casomai chiederò spiegazione del perché 5 pezzi e non 6. Cioè, due coppie e mezzo invece di tre coppie. Questi stessa cosa anche per questi, me ne sto rendendo conto soltanto adesso perché, ripeto, vi ho soltanto disinfettato i pacchettini ma non ho guardato attentamente il tutto, lo sto guardando adesso insieme a voi. Questi sono sempre in acciaio 304, sono sempre 5 pezzi e non capisco il perché. Questi sono davvero molto carini. Boh, non lo so, chiederò ovviamente spiegazioni, perché anche questi, sempre sul telefono, sui prodotti, sono sempre, sì, sempre 5 pezzi, e questi misurano 21.5x18, questi qui.
Poi vediamo questi qua. Questi sempre 5 pezzi anche questo, ragazzi. 5 pezzi. 5 pezzi. Questo è il codice. Questi sono sempre altri orecchini, sempre in acciaio 304 e sono sempre 5 pezzi. 5 pezzi. Aspettate che vi mostro. Eccoli qua. Ok, andrà di moda, mi sa, l'orecchino quello grande e vistoso, uno solo, un mono orecchino. Questi anche sono belli, sono effetto tipo martellato, non so se si nota, e poi c'ha il foro qui in basso, molto molto carini, adatti o alla tessitura o anche a chi realizza creazioni in resina. Niente ragazzi, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito. Sicuramente li contatterò per chiedere spiegazioni del perché sono presenti 5 pezzi e non 6 pezzi, così ovviamente da realizzare 3 coppie invece di 2 coppie e mezza. Queste sono tutte le cosine, sono stracontenta di aver ripreso questi colori di Delica, anche questi qui che sono appunto le permanent finish, queste qui che sono le galvanized rose gold. E sono contenta di tutto, non vedo l'ora di testare e provare anche gli stampi, questi qui con la resina. Questi sono tutti i materiali appunto scelti dal sito di Beauty Park. Nei prossimi giorni andrò a sperimentare con questo materiale e poi ovviamente ci saranno 2 video in collaborazione con il sito. Vi mando un bacio grande 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 grande, mi raccomando, forza e coraggio, e spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like, un commentino, quello che vi pare. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!